Allora, vedremo oggi come riattivare una confezione di lievito naturale disidratato. Partiamo dall'acqua. Ci sono 227 grammi di acqua naturale a 28 gradi circa. L'acqua è un'acqua di bottiglia, perché l'acqua della fontana potrebbe contenere cloro in alte percentuali, che potrebbe rallentare la fermentazione o addirittura uccidere gli organismi del lievito naturale. Successivamente abbiamo 105 grammi di farina per tutti gli usi. E allora come si procede? Prendiamo il nostro pacchetto di lievito disidratato, lo apriamo e versiamo tutta la confezione nella bacinella. Naturalmente iniziamo a mischiare. E versiamo la farina. Allora, dopodiché, successivamente, quando il nostro composto sarà ben amalgamato, lo metteremo in un vaso della capacità di 1 litro. Allora, successivamente lo metteremo a lievitare alla temperatura di 29-29 gradi e mezzo con il coperchio poggiato così sopra per 24 ore. Quindi adesso sono le 8, 8 del mattino. Lo riprenderemo alle 8 di domani mattina. Dopo 24 ore di fermentazione, la cottura grosso modo si presenterà così. Abbiamo uno strato di 2 centimetri circa di bolle e di schiuma, e però purtroppo, come si può notare, lo strato di ucce, ecco qui, è questo liquido scuro, è al centro. E questo non è che sia un buon segno, perché indica che è avvenuta contaminazione, ed infatti lo conferma anche l'odore della coltura, che non è tra i più belli. Comunque non ci sono problemi, procederemo adesso in questo modo. Dobbiamo proseguire adesso con la fase di attivazione. Infatti, eseguire un lavaggio a questo punto è ancora troppo presto, perché la coltura non si è totalmente attivata. Allora, in questa ciotola ho preparato una pastella formata da 140 g di farina e 170 g d'acqua, sempre a 28 gradi, e sempre acqua, insomma, che non ha cloro. Allora, che cosa faccio? Ci vado a versare tutta la coltura in questo modo. E successivamente mischio. Dal momento che adesso la coltura è diventata tanta, ne metteremo metà in un barattolo e metà in un altro. Questa operazione ci consentirà di avere comunque un barattolo di scorta nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto e la coltura, insomma, dovesse avere qualche problema. E allo stesso tempo ci permette che durante la lievitazione la coltura non esca al di fuori del barattolo. E allora, grosso modo, sono 335 grammi in un barattolo. Ne ho messo di più, vabbè, non fa nulla. E il resto lo sistemiamo nell'altro barattolo. E via a lievitare entrambi. Sono le 2 del pomeriggio. Sono passate esattamente 6 ore da quando ho effettuato l'ultimo rinfresco. Come si può notare, lo strato di ucce è sempre sul fondo e la coltura puzza sempre, perché purtroppo c'è contaminazione. Come vedete, abbiamo circa, li ho misurati, sono 4 centimetri e mezzo di schiuma, quindi insomma la coltura si sta attivando molto bene. Adesso come procederò? Prenderò da ciascun barattolo 240 grammi di coltura ed aggiungerò
140 g di farina e 170 g d'acqua, sempre a 28 gradi, sempre acqua priva di cloro. Dopodiché rimetterò di nuovo a lievitare. Stasera alle 8 effettuerò il lavaggio e più tardi vedremo insieme come. Sono le 8 di sera ed adesso effettueremo il lavaggio. Come si effettua il lavaggio? Si prendono 250 g di coltura, si versano nel nostro contenitore da 1 litro e successivamente si riempie d'acqua, di acqua calda fino all'orlo, acqua calda a 28 gradi. Si mischia per bene, successivamente si tolgono 240-250 g di questa coltura. E si aggiungono 155 grammi di farina. Successivamente si mischia. E una volta che il tutto è ben amalgamato, si pone a lievitare alla temperatura di 29 gradi, 29 gradi e mezzo circa, per tutta la notte fino alla mattina dopo. Quindi, adesso ho versato la coltura. Andremo a versare adesso l'acqua. Ecco qui, acqua che ricordo a 29 gradi circa, 28, 29, ecco. E successivamente mischiamo. Una volta che abbiamo mischiato per benino, ricordo che togliamo 240-250 grammi di questa coltura ed aggiungeremo 155 grammi di farina. Ed ecco qui la nostra coltura pronta per la lievitazione. Col nostro pennarello facciamo il solito segno per controllare che durante la notte tutto vada bene. Allora, ragazzi, per quanto riguarda l'altro contenitore che è conservato, quello lì, allora come procediamo con quello lì? Prendiamo da quel contenitore 240 grammi di coltura e aggiungiamo 140 grammi d'acqua, 140 grammi di farina, scusate, 170 grammi d'acqua, acqua a temperatura 28 gradi. Mischiamo e poniamo a lievitare per tutta la notte. Nel caso in cui dovesse andare qualcosa storto qui per quanto riguarda il lavaggio, avremo l'altro contenitore e quindi possiamo rimediare tranquillamente. Ecco qui, sono passate 12 ore da quando ho effettuato il lavaggio, quindi sono le 8 del mattino e la coltura si presenterà così. La prima cosa che ho notato è che quel cattivo odore è completamente sparito. Adesso come procederò? Mischierò tutta questa coltura e la metterò nel mio contenitore d'acciaio. Successivamente verserò 140 g di farina e 170 g d'acqua a 28 gradi. Mischierò e conserverò soltanto 550 grammi che metterò di nuovo in questo contenitore e metterò a lievitare nella mia cella a 29 gradi. Allora, ragazzi, sono le 11 del mattino, esattamente sono passate 3 ore dall'ultima volta che ho alimentato la coltura ed il processo di attivazione può ritenersi concluso. Il processo di riattivazione si conclude quando una coltura alimentata e messa al caldo produce uno strato di schiuma, e come infatti eccolo qui, di almeno 2,5-4 cm, anzi 2,5-5 cm circa, in 3 ore. Quindi, quando la coltura è stata riscaldata, è stata messa a lievitare ed in 3 ore produce uno strato di schiuma da 2,5-5 cm, si può ritenere attivata. Ed infatti eccolo qui, arriva fino al bordo qui e sta crescendo ancora. A questo punto che faccio? Prendo 250 g di coltura, aggiungo 140 g di farina, 170 g d'acqua e la metto nel frigo. Dopodiché la chiuderò e questa sarà la mia scorta di coltura.